L'operazione che stiamo per compiere è un'operazione solo di immagine, poiché le filettature vengono fatte in maniera molto rigorosa con un comando specifico. Quindi noi adesso rappresenteremo una filettatura scavando con questo comando scanalatura lungo questa elica che abbiamo costruito apposta. Prima però occorre una traccia, secondo la quale, una traccia che è la sezione della filettatura. In questo piano XY. Quindi andiamo a disegnare questa traccia. La faremo in questo momento semplificata, ma poi vedremo che in realtà per la lavorazione alla macchina utensile non sarà necessaria questa cosa. Cerchiamo però di farla quanto meglio possibile. Disegniamo un cerchio, questo cerchio lo fissiamo con centro sulla periferia del pezzo e stabiliamo anche un diametro che non sia superiore ai. In maniera che non perfori la parete che, se guardate, ha uno spessore che, se ricordate, era di 3 mm. In questo momento a noi interessa sapere come fare e quindi usciamo dallo sketcher e creiamo questa filettatura con l'opzione scanalatura. La direttrice è la nostra elica. Ecco già l'anteprima ed ecco fatto. Notate una cosa, questa scanalatura che abbiamo fatto, quindi questa filettatura, si arresta qui su una piccola superficie piana, una parete praticamente. Le filettature non sono così. Impariamo adesso a estendere il tratto di scanalatura in maniera che si esaurisca come in una vera filettatura. Per fare questo, entriamo in Wireframe and Surface Design e costruiamo un troncone, un segmento che continui tangenzialmente, che parta proprio da questo punto, tangenzialmente alla elica che abbiamo già a disposizione. Per fare questo occorre scegliere il comando linea e guardate qui, tra le tante possibilità, c'è tangente alla curva. Selezioniamo la curva, selezioniamo il punto da cui deve partire e invertiamo la direzione perché vedete il troncone è di 20 mm, a noi bastano 20 mm, è già stato assegnato, solo che bisogna invertire la direzione perché a noi serve da quest'altra parte. Facciamo ok, ecco fatto, questa elica e questa linea però adesso sono due pezzi diversi. Ebbene si fa così, si seleziona sia il troncone di linea, sia l'elica con il tasto CTRL ovviamente per selezionare tutte e due e si unisce con questo comando unisci. Si fa ok. Guardate, questa unione adesso, se voi vedete con il mouse ci andate sopra, quando ci andate sopra, l'unione diventa, la parola unione diventa arancione e vi seleziona tutti e due questi oggetti. Attenzione, esiste sempre l'elica. L'elica e la linea sono i due pezzi che danno origine a unione. Cosa ce ne facciamo di questo adesso? Cancelliamo scanalatura con il tasto Canc o con il terzo tasto Elimina. Non eliminate gli elementi aggregati, attenzione, perché gli elementi aggregati sono proprio i pezzi che servono per costruire una nuova scanalatura, questa volta basata su unione. Fate ok, abbiamo eliminato la scanalatura, ma ci sono rimasti i pezzi di partenza. Adesso facciamo di nuovo il rientro nel Part Design. Scegliamo l'opzione scanalatura e questa volta il profilo sarà sempre lo stesso, ma la direttrice sarà unione. Guardate bene adesso cosa accade. Guardate qui, ecco dove finirà sfumando lo scavo della scanalatura. Ecco qua, vedete? Adesso possiamo fare anche i raccordi per rendere più elegante questa scanalatura. Selezioniamo 4 mm e diamo ok.